Partiamo dal presupposto che esistono le malattie dell'educazione, ossia delle forme di disturbo infantile e adolescenziale che nascono proprio da un'educazione, diciamo così, sbagliata, dove i basilari educativi non vengono rispettati e quindi i bambini, come dire, si mettono nei guai. L'esempio più eclatante indubbiamente è quello del sonno, perché se un bambino di 3 anni dorme solo 8-9 ore durante una giornata, è ovvio che poi le sue capacità si riducono, per cui cerchiamo attraverso il curare con l'educazione di garantire ai genitori, ovviamente anche agli insegnanti, a tutti gli operatori educativi, quelle adeguate informazioni che permettono di fare le mosse giuste in funzione di una crescita dei figli, dei bambini, dei ragazzi, che impedisca loro di incappare nelle maglie piuttosto tragiche di malattie evolutive che si potrebbero facilmente evitare.